Presidente, visto che a me è stata data la risposta, posso dire che non sono disposto a esprimere la mia situazione. No, prego. Voglio ascoltare la replica del sindaco, poi può intervenire sicuramente, però se vuole aspettare la risposta. Oh, va bene, c'è lui e poi finiamo. Due passaggi di risposta. Collega consigliere del Lazio, collega anche professionale, ha espresso una situazione sulla sanità, per cui abbiamo, mi sono reso conto, abbiamo delle visioni completamente diverse. Però vabbè, questa è poi una cosa che non riguarda il Consiglio Comunale, riguarderà il limite se c'è qualcosa della comune. Per quanto riguarda il comune, vorrei essere stato prendendo, perché io sono uno dei sostenitori maggiori, il consigliere Sebastiani cercava una data, la data la posso vedere nel 1994, quindi in questo contesto, il sindaco, il dottor Giampelli, ha contento di avviare una situazione di unione di comuni. Allora era ancora più complessa, perché l'unico comune prevede la COVID a 10 anni la fusione. Di cui forse non sono d'accordo con questa situazione. Il problema che mi pongo, colleghi, perché sarà l'oggetto della nostra votazione, è che abbiamo avuto un gruppo che è quello delle commissioni permanenti, dove il consigliere ci ha invitato per noi, noi non sapevamo niente, già andato a questa cosa, ovviamente l'abbiamo provato. Il consigliere Palato ha cercato di migliorare un pochino la cosa, dicendo no, noi eravamo presi da una sola situazione, c'era l'unione, per cui quello che ce l'ha scritto ci interessava poco, per cui a un certo punto non è che ci siamo messi a fare la situazione. Il consigliere Costa ha detto che la situazione della emendamenti non se ne frega niente. Noi oggi siamo qua, siamo di fronte a uno statuto di tutto, non abbiamo partecipato qui, non abbiamo partecipato qui, ci è stata approvata, ma mi sembra una cosa un po' dignitosa.